Ho avuto una serie di esperienze negative per l'addestramento della nostra Labrador di un anno. Abbiamo fatto delle lezioni a domicilio inizialmente con un addestratore che veniva in casa e utilizzava però come ricompensa dei pezzettini di buste. Il risultato è stato che è vero che mi stava ad ascoltare, ma solo se le davo un croccantino o un pezzettino di buste o qualcosa come ricompensa. Successivamente poi siamo stati in un altro centro dove invece ci hanno consigliato di utilizzare dei giochini, cioè delle palline, dei giocattoli, dei peluche da lasciarle in casa, soprattutto quando la lasciavamo da sola e quindi per farle tenere compagnia. Infine poi siamo stati in un'altra struttura dove invece qui ci consigliavano di farla socializzare, cioè di farla stare in contatto con altri cani. Siamo andati poi a fare il vaccino dal dottor Antonio Rosselli, il veterinario di Aversa. E lui mi ha consigliato ovviamente la struttura vostra per avere un consulto con voi e vedere un attimino che cosa fare per risolvere queste problematiche. Ecco, l'utilizzo della ricompensa sottovaluta le capacità di apprendimento del cane, anche se si hanno piccoli risultati velocemente, ma non sono duraturi. Il cane è un animale abitudinario, una volta abituato alla ricompensa, poi sarà molto difficile togliere questo vizio. E poi come si fa dopo a far comprendere al cane che non deve accettare cibi da persone strane se noi ci diamo i biscottini? Poi per quanto riguarda il gioco, se lei lancia una pallina al cane, il cane non rincorre la pallina per giocare, ma lui rincorre la sua preda che scappa per azzannarla. Ecco, e questa è un'altra cosa negativa. Se poi addirittura lei a casa ci lascia dei giocattoli, dei pupazzetti, una pallina, per lui sono prede immobili, cioè prede che non si muovono mai e che vanno in contrasto con il suo istinto di predatore. E ogni giorno che passa lui sopprima sempre di più questo istinto, che lo può portare o a una forte timidezza, a uno stato di agitazione che poi si può trasformare in aggressività. Per quanto riguarda la socializzazione, il cane non è che incontra altri cani e socializza, cioè o accetta la supremazia del più forte, del capobranco, e tutto finisce là, o combatte con il capobranco per prendere lui il sopravvento sulla muta e dirigere lui il tutto. Ma non esiste che socializzano, non è che si incontrano e possono organizzare ballette e festine, questo non va bene. E poi anche troppe coccole, troppe carezze. Se ci capita un cane con un forte temperamento, verso i 2-3 anni non sceglie nessuno della famiglia come capobranco. E lui si sostituisce a capobranco. Se un membro della famiglia fa un errore per lui, che è un errore, un gesto qualsiasi, lui aggredisce. Come sentiamo molto spesso anche per televisione, che il cane aggredisce il proprio padrone e anche molte volte porta anche alla morte del padrone. Ma se lei potrebbe vedere il cane dopo che ha aggredito, è normale, è calmo, è tranquillo, perché lui ha fatto il suo dovere. La colpa è sempre del proprietario, che ha praticato metodologie non corrette a quel carattere di quel cane. Finché ci capita un cane docile, bravo, cosa, tutto va bene. Ma se ci capita un cane con un temperamento forte, con un buon carattere, succede questo. E quindi lei che cosa mi consiglia di fare? Cioè, bisogna stare molto attenti per l'educazione del cane. Prima di affidare il cane a una persona, bisogna chiedere garanzie, chiedere in giro. Ecco, sentiamo anche molto spesso che i cani aggrediscono bambini a casa, nelle culle, nei carrozzini. Ecco, questo è un altro fattore psicologico del cane, perché il cane vede quel bambino come un ostacolo fra lui e il padrone. Cioè, al momento opportuno cerca di togliere, di eliminare questo ostacolo. Come ho detto prima, la colpa è sempre di chi educa il cane, di chi non usa metodologia corretta con il cane. Lei o ci può lasciare il cane il tempo necessario per poterlo educare e poi lei in ultimo viene a lavorare con il cane, o lei può partecipare a un corso di psicologia e filosofia cinofila, nella forma elementare, come utilizzare correttamente il guinzaglio, come muoversi a destra, a sinistra, tornare indietro, per insegnare al cane una buona educazione al guinzaglio, che poi dopo può essere anche senza guinzaglio. E questo è il Mi tutto. piacerebbe l'idea del corso. Sì, vabbè, allora se lei adesso si può trattenere, ci sono due ragazzi che uno sta incominciando adesso in pochi giorni, perché lei inizialmente userà un cane finto, cioè un pezzo di legno legato a un guinzaglio per
in modo che lei possa apprendere più facilmente la tecnica di come gestire il suo cane. E questo è l'unico modo per vivere in armonia con il proprio cane, altrimenti non si fa bene. Se lei vuole restare, poi c'è anche un altro ragazzo che sta più avanti che sta lavorando già con il proprio cane. Sì, volentieri. Va bene, adesso allora andiamo di là e vi faccio vedere. Usciamo. Allora, ecco, qua ci sono i ragazzi che adesso stanno lavorando. Uno cammina solo con un pezzo di legno che funge la guinzaglia e un altro con il cane, perché lui già ha superato questo corso. Il primo corso si fa solo con un pezzo di legno, in modo da facilitare il modo di come girare e tornare indietro. Ecco, quello è il modo giusto. Lui già ha superato quella prova là, adesso sta provando con il cane. Bene? Ecco qua. Arriva al centro e lascialo là, digli stai lì e ti sposti. Ecco qua, questo è il modo giusto per lasciare il cane e poi per ritornarlo a prendere. Torna indietro, vallo a prendere. Quando si prende il cane che rimane a terra, oppure che sta seduto, bisogna sempre girare attorno al cane, mai prenderlo di fronte. Sempre girare, aspettare un pochettino, ecco, e poi seduto, piede. Va bene? Sì. Ok. Prima bisogna comprendere la tecnica, capire la tecnica come funziona. Se poi dopo prendere il cane, perché è impossibile correggere il conduttore e il cane allo stesso momento. Ho capito. Allora, il conduttore prima deve lui imparare ad apprendere la tecnica e poi dopo, in secondo momento, porti il cane e lo fa con il cane. Ecco, lui adesso fa la stessa cosa che ha fatto lui. Vedi, è rimasto il cane là, si sposta. Come sta facendo, ha fatto lui prima con il pezzo di legno. Sì. Vallo a prendere. Ecco qua, qui adesso lo prende, passa indietro come ha fatto con il pezzo di legno. Lo prende, piede, allora lei questo dovrebbe fare. Ecco. Prima il corso solo con il pezzo di legno, per il modo che lei possa apprendere più facilmente la tecnica e il modo di come muoversi. E poi dopo fare con il cane. Poi in un secondo momento conoscere i vari atteggiamenti del cane, i vari stati d'animo, i suoi movimenti, i suoi gesti. Capito. Solo in questo modo dopo può vivere una vita felice con il proprio cane. Ok. Va